guarda che hanno. Secondo me, guarda te. Però secondo me ci stai tu. Io la terrei già buona. No, no, ci stai tutto. Ma noi siamo già registrati. Già fatto. Ok, ciao ragazzi, è stato bello. Arrivederci al prossimo video. Partiamo da Instagram o da Facebook per le domande. Ciao ragazzi! Facciamo video Q&A dove rispondiamo alle vostre domande che avete lasciato sotto i miei post su Facebook e su Instagram tra ieri e oggi. Proviamo, perché se ci fate delle domande lunghe così con scritto 800 milioni di cose, c'è anche pareri medici, non... Tu ridai pareri medici? No, io rispondo solo dipende, quindi okay, potete dire quello che volete. Io dico verosimilmente, tu dici dipende, te Matteo che dici? Sexy zoom. Sexy zoom. Allora, rispondiamo un paio di domande. Cosa ne pensi di protocolli di Fran Iron Manager? Dipende. Verosimilmente. Dipende. Sexy zoom. Da Dio. Domanda numero uno. Cosa ne pensate del calisthenics? Chi parte? Ma secondo me dipende uno che cosa si aspetta. Se si vuole divertire cercando di ottenere una buona massa ipertrofica senza fare bodybuilding, è una bella strada. Poi a seconda se ti specializzi di più sulle skill o sullo sviluppo muscolare, puoi separare molto le due strade. A me piace molto anche perché il fatto tu lo possa fare all'aria aperta, in giardino, senza aver bisogno di un allenamento in palestra o comunque di attrezzatura specifica. È un buon allenamento a basso costo, però ovviamente, come diceva il buon vecchio Andrea, non ti puoi aspettare chissà che risultati in termini di ipertrofia, soprattutto paragonandolo alla palestra. Comunque, io dico che sono d'accordo un po' con entrambi, cioè la mia visione. Il calisthenics è sicuramente carino, è molto bello, sicuramente dà una soddisfazione sapere gestire il proprio corpo nello spazio in questo modo e fare tutte quante queste cose che da vedere sono molto piacevoli, sicuramente danno soddisfazione. Non so se è la strada migliore per avere come outcome finale l'ipertrofia muscolare, sicuramente può generare ipertrofia, ma la curva di apprendimento tecnico dei movimenti è talmente ampia che necessita talmente tanto tempo per acquisire una nuova skill che rende il movimento più complesso e quindi genera nuova ipertrofia, per cui magari non è la strada migliore se il vostro unico obiettivo è quello di avere il fisico migliore in assoluto. Se volete allenarvi all'aperto, divertirvi e ottenere in modo secondario anche un miglior fisico, secondo me sicuramente è molto divertente, un'ottima disciplina. Poi, come dicevamo prima, più ti concentri sull'aumentare i sovraccarichi, esatto, e forse più la risposta ipertrofica. Se visto nella classica ottica calisthenics di oggi, in cui la skill la fa da padrone, è più difficile generare ipertrofia. Se invece si va ad utilizzare il calisthenics con l'ausilio di sovraccarico, quindi dip zavorrate, trazioni zavorrate, eccetera, invece può essere un'ottima variante al bodybuilding per costruire massa muscolare. Domanda numero due, questa è bellissima, risponde Andrea per prima. Cosa ne pensi di malati di palestra? Ma secondo me... secondo me rispecchia un po' la realtà della palestra con i suoi difetti e anche con i suoi pregi. È comunque la piazza, quindi dal mio punto di vista è importante esserci. No, sono, a parte scherzi, sono stato d'accordo con Andrea sul discorso che mettere un seme di ragione dentro questo bacino di utenza ampissimo può servire a molte delle persone che seguono, perché seguono tantissimi, ad interessarsi anche ad un approccio un po' più scientifico e razionale alle cose. Io, come sapete, ho avuto un po' di contrasti con loro. Con chi non li ho avuti poi, a parte quelli presenti qua. Quindi diciamo che l'importante è, non lo so, è non sbagliare la ricarica. E come sapete sicuramente io sono stato bannato da malati di palestra 3 volte. Anch'io! Non una, non due, ma ben 3 l'ultima volta, perché ho fatto presente che Fede Lussier era la stessa persona che vendeva le creme sciogli grasso famose per la loro nota efficacia, e direi che è un ottimo gruppo se
si vuole rimorchiare essenzialmente. Se si vuole rimorchiare, soprattutto se siamo siti come YouPorn bloccati dal firewall aziendale, vai lì, ci sono una quantità infinita di culi e quindi consigliato. E anche se si vuole imparare come variare la panca per allenare il dorso, anche quello sicuramente si impara lì sopra. Merda, siamo finiti. Sei salvo. Finita. Adesso una volta un ragazzo, quindi non ti piace andare in palestra, non me lo sarebbe aspettato da te, ti sei iscritto. Meglio. Meglio, la lascio questa. C'è un ragazzo che ha scritto una domanda, un ragazzo che secondo me ha anche un canale interessante, non lo so, si chiama Filippo D'Albero, potreste cercarlo. Filippo D'Albero ha lasciato una domanda che io estendo a tutti i partecipanti. Qual è il vostro youtuber preferito e perché sono proprio io? La domanda... Ma inizia a te. Beh, il mio youtuber preferito è Filippo D'Albero e mi piace tanto perché gioca a Zelda. Esatto. Fa discorsi complessi che capiscono i quattro gatti in tutta Italia. Litiga con chiunque. Riceve minacce di botte da persone famose. Basta, io direi. Non c'è altro motivo. E ora sexy zoom. A me invece è D'Albero Filippo. Esatto. Alberto, come mi chiamo? Alberto. Perché lo vedo sempre su Malati di Palestra. Vero, sono durato 5 secondi. Sono bannato all'istante. Allora, se è lì vuol dire che è buono. Esatto, buon esatto. Carbo. Bannano un po' meglio. Domanda numero 3, sempre molto intelligente. Cosa ne pensate di Master Wallace e la sua scuola che ha aperto? Grazie e complimenti ad entrambi, a tutti e tre, perché nel post non si è la sorpresa, è la special guest. Allora, io dico che non dovreste mai dubitare dell'unico re dei Nedural. Se volete che sia spianata la vostra via verso l'Olimpo dei Nedural, seguitelo, al Pop Eroi. Aspetta. Nel senso, io ho costruito il Project Invictus sugli insegnamenti di Master, perché Mastro Wallera è il punto più alto a cui uno può ambire della vita, e quindi... È vero, perché c'è la panca, com'era la scala della panca, 150 kg Doped, 170 kg Master Wallace. E 100 kg donna incinta. Ah, okay. E soprattutto il cuscinetto della panca targato Master. Senza quello, al pop. Questa però è interessante. Di Reiti 1985, che oltretutto uno dei primissimi iscritti al mio canale, cioè da quando avevo tipo 50 iscritti. E dice: cosa ne pensate delle varie diete che ci sono, tipo chetogenica, intermittenza, low carb? Qual è quella più compatibile in un periodo più lungo? Grazie rega, siete spettacolari. Allora, secondo me bisognerebbe essere educati nell'alimentarsi, non bisognerebbe mettere un'etichetta su una dieta. Cioè, io faccio la low carb, io faccio la low fat, io faccio il digiuno intermittente. Ognuna di queste potrebbe avere dei vantaggi, sicuramente potrebbe magari anche essere utile nel lungo termine, ma bisogna vedere quanto è sostenibile. Siccome i risultati nel mondo dei natural avvengono molto molto lentamente, ci vogliono anni e anni di costanza, secondo me è fondamentale che l'alimentazione sia adatta anche a ciò che piace di più a noi. Diciamo che deve essere sostenibile per noi nel tempo. Se magari fare una chetogenica, digiuno intermittente, ti farà diventare tiratissimo nel breve termine, può essere. Però quanti di voi riuscirebbero a sostenere nel lungo termine una dieta del genere? Sarebbe troppo stressante, tassante anche a livello nervoso, cioè proprio di nervi, non nervoso di sistema nervoso centrale, cioè vi rompete i coglioni, detto come va detta. E quindi secondo me potrebbe essere più intelligente un approccio più fit your macros, quindi avere degli obiettivi di calorie e macronutrienti da raggiungere ogni giorno, però sempre stando dentro dei dettami logici di alimentazione. Non è che mangiamo hamburger e poi dopo, per concludere il quantitativo proteico che abbiamo bisogno a fine giornata, ci prendiamo 8 misurini di whey. Cioè fare una dieta equilibrata, però che abbia degli obiettivi e ci permetta un po' di flessibilità per essere sostenibile nel tempo.